Siamo all'estremo confine settentrionale dell'Alto Casertano e in questo territorio, nel dicembre del 1943, i soldati americani, gli alleati, dovettero combattere duramente per sfondare la linea difensiva tedesca, liberare San Pietro infine dal nemico e finalmente avanzare nella piana di Cassino contro il prossimo fronte della linea Gustav in direzione Roma. San Pietro infine si è trovato in quei mesi ad essere un punto strategico sul campo di battaglia ed è per questo motivo che è stato completamente distrutto. Le rovine dell'antico centro di San Pietro infine restano a testimonianza della tragicità di quegli avvenimenti e oggi realizzano una sorta di museo a cielo aperto, mentre all'interno vuole tenere viva la memoria della battaglia di San Pietro infine, con i suoi caduti, i soldati che la combatterono e i civili che loro malgrado la subirono. Il Museo della Memoria Storica di San Pietro infine, opera dell'Officina Rambaldi, è un museo dinamico e multimediale. Mi piace la definizione di percorso emozionale che attraversa 7 allestimenti scenografici e si percorre nella penombra dei locali restaurati di un antico frantoio oleario. Attraverso la visione di filmati, di immagini e l'ascolto di suoni, rumori, addirittura cantilene che vengono riprodotte in quadrifonia, creando quindi un'atmosfera che riporta il visitatore indietro negli anni in quella che fu la storia di San Pietro infine e della sua battaglia. Il percorso trova il suo culmine, il suo apice, nella visione di alcune sequenze tratte dal film documentario di John Huston intitolato The Battle of San Pietro. John Huston all'epoca si era arruolato come tenente al seguito della compagine alleata e con la sua troupe di 6 militari realizzò questo documentario, in cui non soltanto riprese i militari, il campo di battaglia e le operazioni belliche, ma anche il paese distrutto, i civili, provati dalla fame e dalla sete. San Pietro infine, fatto di pietra e ricco di acqua. La vita. Nel centro abitato di San Pietro infine non vi era acqua corrente. I suoi abitanti, per poter avere acqua potabile, dovevano recarsi fuori dal paese lungo un camminamento in zona La Fontana. Possibile visitare la fonte di Maria Santissima dell'Acqua all'ombra di 3 grandi platani.